Benvenuti e bentornati su Medioevo Militante, Medioevo e Medievalismo dal V al XXI secolo. Oggi facciamo due chiacchiere sul concetto di Lombardia nel Medioevo. Il significato di Lombardia nel Medioevo, in questo caso dal VI al XIV secolo, ha un'accezione molto diversa dall'unità territoriale componente dello Stato italiano. A scopo introduttivo può essere molto utile il caso dell'arcivescovo Filippo di Ravenna, come ci ha raccontato da Salimbene de Adam. Siamo nel pieno del XIII secolo e Filippo, dialogando con un cavaliere spagnolo, si descrive proveniente da Pistoia e Lombardo. Allo stesso tempo chiarisce che egli è il legato rappresentante dei patriarcati di Aquileia e Grado, di Ragusa, Ravenna, Milano e Genova, o, in termini più generali, di Lombardia, Romagna e della Marca Trevigiana. Da queste poche righe già traspira come un toscano potesse definirsi lombardo, ma che la Lombardia era anche la regione che insisteva sulla valle del Po. L'origine della definizione più ampia è da ricercarsi nell'eredità del regno longobardo. L'invasione, la conquista e la formazione di un'identità longobarda, contrapposta soprattutto a quella bizantina, avevano tanto influito sulla storia della penisola che Carlo Magno acquisirà il titolo di Rex Langobardorum dopo la caduta del regno nel 734, mentre in occasione della Divisio Regnorum dell'806, l'Italia Carolingia è chiamata anche Langobardia. La conquista carolingia fu anche responsabile della creazione di una netta divisione concettuale fra regno longobardo settentrionale e meridionale. L'identità e la nomenclatura della Lombardia sopravvissero ancora per qualche decennio in meridione, fino alla conquista normanna, quando sparirono gradualmente. Romualdo di Salerno, nella sua opera storica scritta nel XI secolo, smette di riferirsi agli abitanti del Mezzogiorno come Lombardi all'altezza del IX secolo. Come abbiamo ricordato poco fa, nel periodo di Filippo di Ravenna si può definire lombardo chi proviene dal nord o dal centro Italia, ma a quell'epoca un'altra definizione di Lombardia identifica la regione con il bacino del Po. Dante e Boccaccio, ad esempio, definiscono Lombardia la regione posta fra le Alpi, gli Appennini e il Mar Adriatico, mentre un paio di secoli prima Ottone di Frisinga distingue l'Ulterior Italia dalla Citerior Italia, probabilmente sia per la chiara distinzione geografica data dai confini fisici, sia perché viene rimarcata una differenza linguistica tra i dialetti a nord e a sud degli Appennini. Definizioni di Lombardia simili a questa predatano l'invasione carolingia e risultano particolarmente legate a una delle antiche divisioni amministrative romane. Si tratta della diocesis Italiae o Italiciana, nota anche come Italia Nonaria, che a sua volta insisteva sulla precedente Gallia Cisalpina. Un'altra definizione di Lombardia vuole questa insistente sulla parte nord-occidentale della penisola. Sia la legazione di Filippo di Ravenna che il De Vulgari Eloquentia dantesco e il Livre du Tresor di Brunetto Latini ci indicano infatti come la porzione nord-orientale sia in realtà divisa in Marca Trevigiana e Romagna. Ottone di Frisinga riprenderà questa partizione, abbiamo visto, utilizzando però i termini romani Liguria, Emilia e Venezia. La stessa Lega Lombarda si presenta in questa prospettiva. Il suo nome completo è Societas Lombardie Marchie et Romagne. Una prospettiva esterna, quella a cui ci siamo già riferiti, di Ottone di Frisinga, descrive la dieta di Besançon nel 1157, parlando della presenza di Romani, Apuli, Toscani, Veneziani, Italici, Franchi, Angli e Spagnoli. Sulla base di quanto detto sopra, la distinzione tra Toscani, Veneziani e Italici ci dovrebbe essere chiara, ma ogni dubbio è fugato quando consideriamo un importante fattore dell'organizzazione politica imperiale, le diete stesse. La differenziazione tra Tusci e Itali appare lampante sempre grazie alla narrazione di Ottone, ma stavolta dedicata alla dieta di Roncaglia del 1158. Il lungo elenco di città provenienti da ogni parte del regno si sviluppa lungo tutto il bacino del Po, ma esclude totalmente le città toscane. Esiste pertanto una differenziazione forse informata da questioni geografiche, ma nella sostanza basata sulle strutture politiche della corona italica. I Lombardi si radunavano a Roncaglia, mentre i Toscani in altra sede, in questo caso a San Genesio.
Poco dopo la cruciale dieta di Roncaglia, l'imperatore è sotto le porte di Milano ribelle. Una delle narrazioni più rilevanti che riguardano gli eventi di questi anni è da ritrovarsi nel Carmen de Gestis Frederici Primis in Lombardia. Il motivo è presto detto. L'opera è anonima e a seguito di un'approfondita analisi risulta difficile localizzare l'anonimo autore all'interno di una narrazione di stampo locale che tradisca la sua appartenenza a una città rispetto a un'altra. Il respiro che assume la narrazione risulta pertanto apparire regionale. Nell'enumerare le discordie presenti all'interno del Regnum, questo anonimo cita Bergamo, Brescia, Cremona, Parma, Piacenza, Tortona, Pavia e Milano, allo scopo di invocare l'intervento pacificatore dell'imperatore. Nella conclusione di questo passo emerge una sineddoche. Tale era allora la condizione dei Lombardi e dell'Italia. Il nucleo roncagliese della Lombardia è la parte per il tutto. Lodi, Como, Cremona, Novara, Bergamo, Brescia, Mantova, Vercelli, Verona, Piacenza, Parma, Monferrato e Tortona. Queste sono le città che si raccolgono poi sotto le mura di Milano durante il fatidico assedio. I confini immaginati dall'anonimo terminano in quella che per noi è l'Emilia. Gli uomini di Reggio e le genti di Modena, scrive, lontane dalle terre lombarde, inviano per la guerra le loro schiere. E poi ancora una volta ci viene presentata la sineddoche che vuole l'Italia come Lombardia e la Lombardia come Italia. Infatti nel racconto si raccoglie gran parte dell'Italia e piazzato il campo assedia Milano sotto il comando di Federico. Non è sbagliato insomma immaginare la Lombardia nel Medioevo come una specie di cipolla. Man mano che viene sfogliata cambia forma, peso e consistenza, ma noi la chiamiamo sempre cipolla. Prima il regno longobardo, inclusi i distanti e separati ducati di Spoleto e Benevento. Dopo la conquista franca, i conflitti con gli arabi e l'invasione normanna, si perdono gli strati superiori, appunto Spoleto e Benevento, e i confini lombardi coincidono con le terre franche dell'Italia centro-settentrionale. Con la caduta dei Franchi e la progressiva formazione dell'impero germanico, la Lombardia perde il suo strato toscano, mostrando il suo nucleo, raccolto attorno alla dieta di Roncaglia, con gli ultimi strati in posizione un po' ambigua, ma ancora sfogliabili, la Marca Trevigiana e la Romagna. Ma ora che abbiamo fatto la Lombardia, facciamo i Lombardi? La verità è che abitare in Lombardia non significa necessariamente, per l'epoca, possedere un'identità lombarda. Dalla distinzione tra conquistatori e conquistati nel periodo subito posteriore all'invasione longobarda della penisola, sino al sentimento di appartenenza civica che lega i cittadini alla propria città, il percepirsi legati a un'identità regionale non è cosa che emerge dalle fonti per la maggior parte della popolazione. Il nome della stessa Lega Lombarda è in realtà più un'associazione geografica che identitaria o etnica. Ricordiamo infatti che il nome completo comprendeva anche la Romagna e la Marca Trevigiana. Le cose paiono cambiare significativamente proprio nel pieno dell'attività della Lega, durante i conflitti armati e diplomatici con il Barbarossa. Fonti provenienti da tale periodo, come l'anonima narrazio de Lombardie ob oppressione et subiectione, o posteriori, come la narrazione di Giovanni Codagnello, notaio piacentino, nato probabilmente attorno al 1175 e morto negli anni 30 del 200, reimmaginano, anche attraverso consapevoli falsificazioni, la storia della Lombardia come la storia di un popolo costantemente in lotta contro degli oppressori, siano essi i Romani, i Goti, i Vandali, i tedeschi di Federico I o addirittura gli stessi Longobardi, stavolta chiamati con arguzia Scandinavi o Winnili, allo scopo probabilmente di rispondere a una domanda identitaria che viene posta a seguito della colossale prova di forza della Valle del Po, della Romagna e della Marca, contro l'ultimo potente invasore proveniente da oltre i confini della Lombardia. Questa però è una storia di cui parleremo un'altra volta. Avete ascoltato Medioevo Militante, Medioevo e Medievalismo dal V al XXI secolo. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti!